ha preso il via ufficialmente con l'accensione dell'albero in piazza 20 settembre il Natale in città 2011 dell'amministrazione comunale e l'apertura del tradizionale mercatino. Musica, teatro, cultura, laboratori per bambini e famiglie, sport e solidarietà accompagneranno i pordenonesi e i loro ospiti fino all'8 gennaio. Protagonista da subito però è stata la solidarietà con la consegna alla cooperativa Arca di Azzanello dei fondi raccolti dal gruppo Alpini, dall'ASCOM e dall'Associazione Alimentaristi con la vendita delle mele effettuate nel mese di ottobre nelle varie piazze cittadine. Il Natale in città 2011 è organizzato dall'amministrazione comunale di Pordenone e realizzato con il sostegno di ASCOM, Camera di Commercio ed Electrolux. Secondo me il 2012 sarà l'anno in cui, proprio perché noi abbiamo tutte le energie, andremo a provare come queste energie possono essere usate lavorando tutti insieme. Secondo me il simbolo di questa accensione questa sera, di questo albero di Natale, proprio come inizio del Natale in città, deve avere come sottoslogan il fatto che il 2012 sarà la palestra dove tutti come cittadini di Pordenone lavoreremo insieme, perché è il vero modo con cui uscire dalla crisi. Quindi l'augurio è non solo quello di Buon Natale, ma di un 2012 di grande lavoro per tutti noi, perché questo è il modo vero per affrontarlo col giusto ottimismo, non col giusto pessimismo. Informazioni e programma delle iniziative sono disponibili all'indirizzo comune.pordenone.it/natale.